si sta a questo punto cercando di evidenziare e di portare avanti una politica verso una sola sanità, One Health. La recente crisi pandemica ci ha dimostrato, per esempio, che in materia di sanità alcune cose possono essere fatte meglio a livello europeo. Credo che il livello di risposta ai bisogni più vicini ai cittadini e ai territori consenta semplicemente di scegliere la strada più idonea, più veloce ed efficace. Cioè, invece di andare a colmare quelle che erano stati dei problemi che si sono realizzati col nostro sistema, noi li andiamo ad accentuare. Quindi per me questa, ribadisco, è una legge inutile e dannosa. La centralità del sistema sanitario non solo come diritto fondamentale a una qualità della vita e, se mi permette, anche alla tutela della vita, che la sanità, una buona sanità protegge la vita delle persone, ma protegge anche il sistema economico. Dobbiamo spiegare ai cittadini che esiste una sanità di prossimità, esiste una sanità di grande eccellenza che deve essere usufruibile da tutti a parità di condizioni, ma non può essere quella sotto casa. La direttiva della regolamentazione farmaceutica europea approvata la scorsa settimana, secondo noi, è un passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Se noi non definiamo, non finanziamo e non garantiamo in maniera uniforme LEP su tutto il territorio nazionale, di fatto è impossibile ridurre quelli che sono i grandi divari regionali. La sanità, la salute, l'accesso alle cure, prima ancora che ai farmaci, diventa un'esigenza strategica. In Italia abbiamo una popolazione che invecchia, siamo la seconda nazione più vecchia al mondo dopo il Giappone, e quindi chiaramente il tema delle cronicità rappresenta sicuramente una priorità. Ecco, il vantaggio probabilmente delle autonomie differenziate potrebbe essere quello anche di collezionare delle best practice che poi possano essere in grado di essere esportate a livello nazionale.